Buongiorno, sono Federico Canera, assessore all'agricoltura della Regione del Veneto. L'agricoltura rappresenta un settore strategico per il Veneto e la pandemia da Covid-19 ha messo in evidenza tutta l'importanza del settore. Nel 2020 il valore della produzione lorda agricola in Veneto è stimata in 5,8 miliardi di euro, in aumento del 2,4% rispetto all'anno precedente. L'agricoltura è sicuramente una delle principali leve identitarie del Made in Italy. Il Veneto, ricordo, è la prima regione italiana per esportazioni di vino, ma è anche innovazione. Il settore è in grande trasformazione, è chiamato a contribuire alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica del paese. Risulta sempre più attrattivo anche per i giovani, che credono e investono in un'agricoltura sostenibile sotto il profilo economico, sociale e ambientale. Il settimo censimento generale dell'agricoltura, che vede coinvolta anche la Regione del Veneto, è di fondamentale importanza per raccogliere informazioni sulle caratteristiche agricole del nostro territorio. I dati del censimento aiutano a definire le politiche agricole comunitarie e la programmazione regionale. Sono utilizzati nella ricerca scientifica e dalle imprese agricole per migliorare la loro competitività. Il censimento è iniziato il 7 gennaio scorso, in piena emergenza sanitaria, una condizione che ha complicato ovviamente le operazioni censuarie. Nonostante ciò, nella nostra regione si procede a buon ritmo con una copertura tra le più alte in Italia, ma serve lo sprint finale. Vi invito pertanto, se non l'avete già fatto, a dare il vostro contributo e a rispondere al questionario entro il 30 giugno. Buongiorno, sono Rina Camporese e coordino le sedi Istat di Venezia e Trieste. È in corso il censimento dell'agricoltura e coinvolge sia le imprese agricole vere e proprie sia unità familiari che producono per autoconsumo. Può capitare a tutti quindi di essere coinvolti in prima persona ed è capitato anche a qualcuno della mia famiglia. Si può rispondere fino al 30 giugno in diversi modi. In Veneto e Friuli Venezia Giulia i settori agricolo e zootecnico sono importanti. Vi si trova l'8% delle aziende italiane, che però producono ben il 13% del valore aggiunto nazionale di settore. Ci caratterizzano alcune coltivazioni più diffuse, come ad esempio i cereali, la barbabietola da zucchero, soia e uva da vino, per le quali le due regioni coprono una quota molto rilevante della produzione italiana. Ma il panorama delle coltivazioni, degli allevamenti e delle altre attività connesse è molto variegato e anche in evoluzione. Grazie alla collaborazione di ciascuno dei rispondenti, a partire da marzo 2022 si avrà un quadro dettagliato su molti fenomeni, non solo agricoli, ma anche di sviluppo rurale e sostenibilità per l'ambiente. Su questi dati poi si fonderanno le basi delle future politiche agricole. Rispondere al censimento dell'agricoltura, quindi, è davvero utile a tutti.